I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza stanno eseguendo un decreto di sequestro patrimoniale su richiesta della locale Procura Distrettuale della Repubblica nei confronti di un soggetto operante nel versante tirrenico della provincia di Messina, ritenuto socialmente pericoloso. Il provvedimento è esteso anche ai familiari del soggetto destinatario delle investigazioni economico-patrimoniali originario di Tortorici ma attivo nel comprensorio di Montalbano e Licona, scaturisce dalle molteplici iniziative investigative avviate dalla Guardia di Finanza di Messina. In particolare sono state valorizzate le evidenze giudiziarie emesse nell'indagine Terra Mia risalente al 2018 e dell'operazione Nebrodi. Nell'ambito della richiamata operazione Nebrodi risultava un soggetto in strettissimi rapporti con i batanesi, al punto da rappresentare la famiglia in occasione di summit organizzati con gli esponenti della criminalità organizzata catanese. In tale contesto era emerso come si occupasse di dirimere questioni attinenti al controllo del territorio, nonché gestire le estorsioni e gli appezzamenti di terreno da utilizzare per il compimento delle truffe in danno della GEA. Gli odierni approfondimenti economico-patrimoniali hanno quindi permesso sul fronte patrimoniale di disvelare la disponibilità di beni in capo al soggetto investigato in misura sproporzionata rispetto ai redditi leciti dichiarati, dimostrando la stretta correlazione temporale tra i comportamenti antisociali documentali e l'illecito arricchimento accertato. In definitiva, la misura di prevenzione patrimoniale ha ad oggetto complessivamente 3 compendi aziendali complessivi dei relativi beni patrimoniali, 6 terreni e 2 rapporti finanziari nella disponibilità diretta e indiretta o comunque riconducibili a proposto per un valore complessivo di stima pari a 1 milione di euro. L'operazione dei giorni scorsi ad Agrigento, che ha portato all'arresto di 5 componenti di un'associazione criminale che esercitava un controllo capillare del settore agropastorale sul territorio agrigentino, ha avuto seguito oggi con una serie di perquisizioni nei confronti di persone collegate agli arrestati e di controlli igienico-sanitari nei confronti di aziende agricole ed allevamenti da parte dei medici della Polizia di Stato, costantemente supportati dagli agenti del Servizio Centrale Operativo, delle sezioni investigative del Servizio Centrale Operativo di Palermo e delle squadre mobili di Agrigento e Palermo. I carabinieri, in seguito a un controllo su strada in via Gesso Bianco nel popoloso quartiere di Librino di Catania, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un uomo del posto pregiudicato. I militari hanno intercettato il 50enne mentre stava transitando a bordo della sua Fiat Punto e lo hanno quindi fermato. L'uomo, sin dalle prime fasi del controllo, ha manifestato evidenti segnali di insofferenza e nervosismo, immediata la perquisizione sul 50enne ed anche sul veicolo. In effetti il pusher aveva ben nascosto sopra la pedaliera di comandi dell'auto una custodia per occhiali, al cui interno è stato trovato un involucro avvolto da nastro isolante. Aperto il pacchetto, gli investigatori hanno rinvenuto ben 51 grammi di cocaina, dalla quale si sarebbe potuto ricavare circa 250 dosi, che avrebbero poi fruttato al dettaglio circa 4.000 euro, un bilancino elettronico di precisione.
Droga e Bilancino sono stati sequestrati, mentre per Pusce l'autorità giudiziaria ha stabilito per lui la misura cautelare della custodia in carcere. I carabinieri di Belpasso hanno effettuato nei giorni scorsi diverse ispezioni a delle officine meccaniche della zona, accertando in particolare per una di queste che il titolare esercitava l'attività in nero poiché sprovvisto di qualsivoglia autorizzazione. Ed infatti i carabinieri hanno constatato che l'uomo, un 42enne del posto, aveva adibito un garage di sua proprietà ad officina meccanica, ricevendo ignari clienti che vi si recavano portando i propri veicoli in guasti. Per tale motivo i carabinieri hanno deferito l'uomo all'autorità giudiziaria per esercizio abusivo della professione e a seguito del sopralluogo nei locali lo hanno denunciato anche per gestione illecita di rifiuti non autorizzati. In particolare i militari hanno trovato all'interno della presunta officina svariate attrezzature e utensileria, solitamente utilizzati da meccanici nonché ricambi di veicoli e, cosa ben più grave, prodotti di scarto tra cui solventi e lubrificanti. Non essendo in possesso di alcun tipo di autorizzazione, il titolare dell'officina non era nelle condizioni di smaltire adeguatamente i rifiuti, incorrendo nel reato di gestione illecita di rifiuti. Inoltre, a riprova che l'officina abusiva fosse effettivamente in funzione, i militari dell'arma hanno trovato sul banco di lavoro un foglietto manoscritto riportante un elenco di nomi di probabili clienti con le relative date di futuri appuntamenti, ed un altro punto con l'elenco invece dei lavori da effettuare su una Renault Clio. Per ultimo, all'interno del garage, i carabinieri hanno trovato due autovetture, una da Piumatizze e una Citroen C3, con parti meccaniche smontate, in evidente fase di lavorazione. A conclusione delle attività ispettive, tutto il locale adibito ad officina abusiva è stato sottoposto a sequestro da parte degli operanti. Sì, sono molto onorato di questo ulteriore riconoscimento. È un premio che va a me e a tutta la mia equipe per quanto riguarda il nostro lavoro sui pazienti flebologici, quindi noi ci occupiamo di problematiche di vene varicose, di safene, quindi vediamo i nostri pazienti cronicamente una volta l'anno. È importante l'empatia, è importante avere sempre un contatto umano con il paziente, oltre a tutta una serie di tecniche di ultima generazione. Sono molto contento al riguardo della pubblicazione sull'importante rivista Flebology, rivista internazionale, che ha pubblicato come primo nome il mio sul nuovo trattamento ecoguidato con metodo Angiocor delle safene, che evita l'intervento chirurgico e quindi consente un miglioramento della qualità della vita dei pazienti. Inizia con due ospiti d'eccezione l'edizione 2024 di Etna Comics. Al complesso fieristico Le Ciminiere di Catania, la manifestazione ideata e voluta da Antonio Mannino, giunta alla sua 12ª edizione, ha presentato all'interno dell'area congressuale l'attore Rocco Siffredi, naturalmente molto acclamato dal pubblico presente e corso a frotte per vedere dal vivo il proprio supereroe. Altro attore presente molto amato e non certo meno importante il grande Tuccio Musumeci, che dall'alto dei suoi 90 anni, accompagnato dal figlio Claudio e con al suo fianco sul palco Alfredo Lopiero, ha dato qualche anticipazione sul suo nuovo film. Ebbene, bene, perché noi siamo al fuoco e le fiamme di questa sfera. Stanno levando le macchine, finalmente. Profumo d'azzurro per Paolo Messina, Luca Costanzo e Mohamed Abdarbo dello Yomar Club Catania. I polisti catanesi Paolo Messina e Luca Costanzo, Yomar Club Catania, sono stati convocati per il raduno nazionale della squadra italiana Under 21 di Canoa Polo dal tecnico Fabio Sauro. Gli allenamenti si svolgeranno a Bacoli, in provincia di Napoli, da venerdì 7 a domenica 9 giugno, in vista del campionato del mondo in programma in Cina dal 15 al 20 ottobre 2024. Un'importante conferma per Paolo Messina, campione d'Europa lo scorso anno in Germania con gli azzurri. Una bella sorpresa per il giovanissimo Luca Costanzo alla sua prima esperienza con la nazionale Under 21. Grande soddisfazione in casa Circolo Canoa Catania anche per la convocazione catanese d'adozione Mohamed Abdrabo.